Ben tutti ragazzi, qui Big Daddy e siamo in un altro video di Minecraft costruzioni strane, epiche, cosa ci volete voi. Bene, questa. Ok, prima cosa. Voi pensate, ah, in realtà come se non ci fossero domani che fare questo. Sembra grande, sembra una costruzione gigantesca, impossibile. In effetti lo è. No, scherzo, non lo è per niente, perché sono tutte cose, tutte file, quindi non c'è niente di disordinato. Niente che ti fa perdere tempo, diciamo che ho perso più tempo soltanto per quello e per queste colonne che per tutto il resto, che è tipo 4 volte questo. Perché sono tutte appunto linee rette, dritte, quindi comunque non ci vuole tanto tempo. E io penso di essere anche un po' veloce, perché molti mi dicono, ma come fai a costruire così velocemente, così tanto? Penso di essere veloce a questo punto, visto che tutti me lo dicono. Comunque, iniziamo veramente a parlare di questo edificio, che se ne pensate, ma è troppo illuminato. No, deve essere veramente così, perché a me piacciono le cose illuminate. E questa è una specie di reception. Qua ci mettono tutte le signore con le tuniche azzurre, immagino. Questi aspettano la fila, tutta qua illuminata ancora di più. E niente, questa è la reception. Questo è. Questa è l'ascensore che porta sino in cima al palazzo. Ci vogliono 19 secondi per arrivare là sopra, che sembrano pochi. 19 secondi, che cos'è? 19 secondi, pochissimo. Ma per Minecraft sono tanti. Cioè, per uno che sta giocando sembrano di più. Bene, questo è il punto dove le persone si mettono qui a guardare. Ah sì, bello, bello. Da qua puoi vedere pure le persone che stanno là sotto. Ho messo questo cubetto alzato di 1 per fare soltanto per scopi di essere più realistici, per far passare l'acqua soltanto per realisticità. Poi salendo si arriva in questa prima stanza dove c'è questo lampadario bello e niente, qua è tutto vuoto, non serve a niente, qua non serve a niente, serve soltanto a guardare anche qua il panorama, perché vedete che io, a me piace fare una panoramica di tutta la città, quindi a me piace fare queste cose panoramiche che fanno vedere tutta la città, soprattutto perché Minecraft l'atteggiamento della luce è stato fatto molto molto bene, infatti uno dei motivi per cui amo di più Minecraft è guardate le luci, lo rendono bellissime, quindi, anche se una casa tutta cubica la rendono bella soltanto per come la illumina. Ore e ore qua a farvi vedere le stanze, sono tante, troppe. Eh sì, qua il corridoio è venuto un po' piccolo, ma l'ho fatto per scopi che le stanze ci vogliono fare un po' più grandi. E salendo quelle finestre da ora, come vedete, che sono a 1, sono larghe 1, diventano poi 2, poi diventare 3, e aumentare sempre a 1, sempre di più, anche perché esteticamente poi, appena lo vedrai da fuori, vedere queste finestre sempre più grandi danno anche sensazione di altezza un pochettino. Stanze erano tutte uguali, quindi un po' la noia. Ma niente, arrivi qua sopra, ovviamente le persone non si devono buttare dal balcone, ma noi lo faremo. E qua c'è un'altra vista, questo è bello da vedere, sicuramente tutte queste luci, la chiesa, il ristorante là sotto, che non è un ristorante, da qua si vede niente. Non so come faccio a essere così veloce. Io pensavo nemmeno di essere così veloce, pensavo di essere velocità standard. A quanto pare così è buono. Ok, dopo aver detto questa cosa, tutti vi diranno che sono lentissimo. Ma va bene, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.